Il Vangelo non si porta avanti con i cristiani sfiduciati. Papa Francesco sottolinea l'importanza e la necessità della gioia nell'annuncio cristiano in serata, la chiusura del mese di maggio in Piazza San Pietro. Disoccupazione mai così alta da 36 anni, record per quella giovanile, 4 giovani su 10 sono senza lavoro e Napolitano invita i prefetti a porre la questione sociale al centro dell'azione pubblica. In 4 anni niente più soldi pubblici ai partiti, lo ha deciso il Consiglio dei Ministri, che ha anche prorogato gli sgravi per chi ristruttura casa, allargandoli anche a chi rifà la cucina o l'armadio a muro. Novità per i pensionati, in arrivo il nuovo bustone INPS. L'ente previdenziale promette meno burocrazia, in un solo clicco tutti i documenti necessari per i diversi trattamenti e per le prestazioni assistenziali. Unitalsi, 110 anni accanto ai malati, compleanno speciale per l'associazione che da oltre un secolo accompagna chi soffre nei santuari del mondo. Nel TG il racconto del legame speciale con Lourdes. Buonasera, buonasera dal TG 2000. Eccoci qua, buonasera a tutti voi. E allora, come avete sentito dai nostri titoli, il Papa chiuderà stasera il mese mariano in Piazza San Pietro. La celebrazione inizierà alle 20 con la recita del Rosario, poi la meditazione e la benedizione apostolica. Questa mattina, invece, nell'omelia della Messa a Santa Marta, Francesco è tornato a parlare della felicità dei cristiani. Chi ci dà la gioia, ha detto, è lo Spirito Santo. Ma allora andiamo subito in Piazza San Pietro, dove per noi c'è Nicola Ferrante. Già lo vediamo. Nicola, raccontaci di questa giornata. Sì, eccoci. Sì, buonasera da Piazza San Pietro. Allora, la piazza sta cominciando ad animarsi proprio in questi minuti, sono stati aperti i varchi e i fedeli hanno cominciato a prendere posto. Alle 20 la recita del Rosario con Papa Francesco, un rito al quale il Pontefice potrebbe partecipare per intero, secondo le informazioni di cui disponiamo. Noi cristiani non siamo tanto abituati a parlare di gioia, al punto che tante volte ci piacciono di più le lamentele. Sono naturalmente le parole di Papa Francesco questa mattina all'omelia pronunciata alla Messa di Santa Marta. Ad ascoltarlo un gruppo di dipendenti dei servizi economici vaticani, delle guardie svizzere. Rivolgendosi a loro, Papa Francesco ha detto: lei che è qui a Messa, lei loda Dio o soltanto chiede a Dio? Da questa domanda il Santo Padre fa una riflessione sulla preghiera di lode. Allora ascoltiamo le parole di Papa Francesco nel servizio di Cesare Cavoni. Il cristianesimo gioia, non si può annunciare Gesù con le facce da funerale. Parte da qui Papa Francesco nell'omelia della messa mattutina a Santa Marta per schiarire le ombre che ci impediscono di gustare davvero la libertà del cristianesimo. Il grande Paolo VI diceva che non si può portare avanti il Vangelo con cristiani tristi, sfiduciosi, scoraggiati. Non si può. Questo atteggiamento un po' funerario, Tante volte i cristiani hanno faccia di più di andare a un corteo funebre che di andare a lodare Dio, no? A ispirare la riflessione di Papa Francesco sono le due letture del mattino. La prima del profeta Sofonia riporta l'esclamazione rallegrati, grida di gioia, il Signore è in mezzo a te. La seconda, tratta dal Vangelo, racconta di Elisabetta e del figlio che le esulta di gioia nel grembo all'udire le parole di Maria. Cos'è lodare Dio? È questo, uscire da se stesso e lodare Lui gratuitamente, come è gratuita la grazia che Lui ci dà. Ecco allora che la gioia della libertà cristiana sta nell'accogliere lo Spirito Santo. È proprio lo Spirito che ci guida. Lui è l'autore della gioia, il creatore della gioia. E questa gioia nello Spirito ci dà la vera libertà cristiana.
E Papa Francesco questa mattina ha ricevuto alle 11 il presidente della 67esima sessione dell'Assemblea Generale dell'ONU, Vuk Jeremic. Nel colloquio, informa una nota della sala stampa vaticana, si è parlato della risoluzione dei conflitti internazionali attraverso mezzi pacifici, con riferimento specifico al Medio Oriente, alle gravi emergenze umanitarie provocate. State vedendo le immagini. È stata inoltre rilevata l'importanza del rispetto dei diritti delle minoranze etniche e religiose. Un approfondimento, aggiunge la nota, è stato dedicato al problema della tratta delle persone, al dramma dei rifugiati e dei migranti. Riguardo alla crisi economica mondiale si è fatto cenno al ruolo che potrebbe assumere l'ONU nei programmi di sviluppo. Nei colloqui cordiali con Papa Francesco, conclude la nota, non si è mancato di ricordare il contributo della Chiesa Cattolica a favore della promozione della dignità umana e della pace. Il 38enne Jeremic ha donato a Papa Francesco un'icona di San Sava, patrono del popolo serbo. Veniamo adesso all'appuntamento di questa sera alle ore 20. Papa Francesco concluderà il mese di maggio dedicato a Maria con la recita del Rosario in piazza San Pietro. Già nel 2008 Papa Benedetto aveva celebrato questo appuntamento in piazza anziché ai piedi della grotta, lo sapete, nei Giardini Vaticani. E quest'anno, proprio per l'affluenza che si prevede numerosa, anche Papa Francesco scenderà in piazza sotto lo sguardo di Maria alle 8. Qui a Roma molto sentita la devozione popolare alla Regina del Rosario. Già da alcuni giorni l'icona della Madonna di Pompei si trova nella capitale per la prima volta. Domani alle 4 arriverà proprio qui il quadro in Vaticano. Vediamo insieme allora le immagini dell'arrivo del quadro di Pompei a Roma, mentre io già vi do l'appuntamento tra un'ora alle 19.45 in diretta su TV 2000 il Rosario con Papa Francesco. A dopo. 5 giorni nella capitale, il quadro della Madonna di Pompei per la prima volta a Roma fino al 1° giugno nella parrocchia di San Salvatore in Lauro. Occasione per riscoprire la fede, la preghiera mariana più conosciuta, il Rosario. Il quadro itinerante della Madonna di Pompei ha girato il mondo dagli Stati Uniti all'Australia, suscitando rinnovata fede e numerosi segni di gratitudine. Sabato 1° giugno sarà accolta in San Pietro sull'altare che custodisce le spoglie di Giovanni Paolo II. Appuntamento carico di commozione. Questa sera, ecco, il Papa celebrerà il Rosario in piazza San Pietro e noi terremo la nostra chiesa aperta fino a tardi perché la gente, venendo via da San Pietro, possa passare da San Salvatore in Lauro e qui incontrare la Madonna del Rosario. Però la Madonna del Rosario poi si rimette in cammino, allora sabato le messe alla mattina di nuovo qui in chiesa e poi dopo il pomeriggio alle 16 la messa conclusiva qui in San Salvatore e poi partiamo in pellegrinaggio, preceduti dalla Madonna per andare sulla tomba dell'Apostolo Pietro e lì professare con Maria la nostra fede. Con quali emozioni l'accoglie? Con grande emozione, con grande fede e con grande devozione. Io ringrazio Maria ogni volta che mi chiama a qualche appuntamento bello. Sempre mia mamma usava fare anche l'altarino in casa alla Madonna e recitavamo il Rosario. Una gioia immensa. Ecco, vedere mia mamma. E adesso voltiamo pagina, parliamo di economia perché è sempre più preoccupante il livello di disoccupazione in Italia. Siamo tornati, pensate un po', al 1977. Drammatica in particolare la situazione dei giovani, come ci spiega Pierluigi Vito. Occorre tornare con la memoria all'Italia del 1977 per ritrovare dati così cupi per il numero di occupati nel nostro paese. L'Istat infatti comunica che il tasso di disoccupazione ad aprile 2013 ha toccato il 12%, con un incremento di 1,5 punti rispetto a un anno fa. Il fatto che questo dato sia in linea con la media della zona euro, anzi di 2 decimali inferiori, non consola, visto che stiamo parlando di oltre 3 milioni di nostri connazionali senza lavoro. Cifre ancora più esasperanti se si guarda la fascia giovanile. Qui la disoccupazione supera il 40%, quasi 6 punti in più del 2012. Il calo degli occupati coinvolge anche la fascia dei 35-49 anni, mentre in risalita è quella degli over 50, più 231.000 assunti. Altra tendenza significativa è quella che vede in forte diminuzione i contratti a tempo pieno, con un incremento del part-time, scelto non dal lavoratore, ma imposto dall'azienda per risparmiare sui costi. Segnali confortanti arrivano dall'agricoltura, che fa registrare un più 0,7% delle assunzioni, ma è anche il suo rallentamento rispetto a risultati migliori nei periodi precedenti.
Sull'emergenza lavoro è tornato anche il capo dello Stato nel suo messaggio ai prefetti per la festa della Repubblica, che si celebrerà domenica 2 giugno. Napolitano parla di una vera e propria questione sociale, che si esprime soprattutto nella dilagante disoccupazione giovanile, di cui le istituzioni sono chiamate a farsi carico con un impegno sempre più assiduo nella ricerca di soluzioni tempestive ed efficaci alle pressanti istanze dei cittadini. La fiducia, ha rilevato il Presidente, potrà rinascere se le risposte saranno coerenti e mirate ad avviare una nuova fase di sviluppo e di coesione sociale. E sono tanti, purtroppo, Massimiliano, gli operai rimasti senza lavoro per la crisi dell'edilizia. Proprio per richiamare l'attenzione su questo settore in grave difficoltà, oggi in tutta Italia iniziative di disoccupati e cassa integrati che hanno deciso di dedicare il loro tempo ad attività socialmente utili. A Perugia, ad esempio, hanno deciso di ristrutturare una scuola. Sentiamo. Io personalmente, come qualcun altro di noi, lavoriamo con delle aziende che hanno chiuso e ci hanno messo in mezzo alla strada. Quando migliorerà e quando succederà qualcosa per futuro, ma non per me, perché io oggi posso prendere la valigia e me ne vado, ma io non ce l'ho futuro dei miei figli. Noi siamo 3 anni che stiamo a casa e con la disoccupazione, con i figli, ma poi il problema è che a 50 anni non ti assume nessuno. Al lavoro per protesta nella giornata di mobilitazione nazionale del settore delle costruzioni organizzata dai sindacati per chiedere il rilancio di un comparto in ginocchio attraverso tutela del lavoro, rinnovo dei contratti e sviluppo sostenibile. In Umbria una squadra di lavoratori si è impegnata in opere di manutenzione in una scuola primaria del centro di Perugia. Tutti disoccupati o cassa integrati che con un gesto simbolico e al tempo stesso utile alla comunità chiedono di far ripartire un settore determinante per aiutare la ripresa e lo sviluppo del paese. Tanti disoccupati che purtroppo abbiamo qui in Umbria, che solo nel settore dell'edilizia la cassa edile in 5 anni è passata da 26.000 addetti a 13.000 addetti in Umbria, e quindi tutti questi disoccupati che abbiamo in giro, qui abbiamo una rappresentanza che fanno questa, l'abbiamo chiamato uno sciopero alla rovescia, e sistemano qui l'entrata di questa scuola. Quindi con questo vogliamo ribadire con forza il dramma che vive questo settore, che purtroppo è alla deriva. Sparisce il sistema dei rimborsi ai partiti. Dopo 2 ore di riunioni il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge che introduce un nuovo sistema di finanziamento della politica basato sulle contribuzioni volontarie. Sentiamo Cantelmi. Finanziamento ai partiti, addio dopo tanto discutere, finalmente dal governo il via libera all'abrogazione dei contributi pubblici. Il tutto avverrà sempre se il Parlamento approva il disegno di legge in modo graduale, entro 3 anni, anche attraverso il contributo dei cittadini con il 2 per 1000 nella dichiarazione dei redditi. Sistema il 2 per 1000 per il quale il contribuente può decidere se assegnare questa cifra, che deriva appunto dal 2 per 1000, al suo partito, ovvero non assegnarlo al suo partito, in questo caso assegnarlo allo Stato. Il Consiglio dei Ministri ha anche nominato il nuovo capo della Polizia, Alessandro Pansa, ma a Palazzo Chigi oggi è stato anche il giorno della visita del Presidente del Consiglio europeo, Van Rompuy, a 2 giorni dall'uscita dell'Italia dalla lista nera di Bruxelles. Andate avanti con le riforme, l'invito dell'Europa, fatti concreti, la risposta di Letta. In Consiglio europeo i 27 Paesi membri e la Commissione metteranno per arrivare a dei risultati concreti, positivi e immediati, non dichiarazioni generali, non impegni astratti, ma risultati concreti. Intanto un nuovo grido d'allarme sullo stato di salute del nostro paese arriva dal governatore di Banca Italia, Visco. Non siamo stati capaci di rispondere agli straordinari cambiamenti geopolitici, tecnologici e demografici degli ultimi 25 anni. E il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera anche ad altri provvedimenti che dovrebbero aiutare la nostra economia. Sono stati prorogati infatti fino alla fine dell'anno i bonus fiscali per le ristrutturazioni e per il risparmio energetico. In più anche un contributo per chi acquista mobili. Vito Del Torre.
Una boccata d'ossigeno per il settore dell'edilizia alle prese con una crisi delicatissima. Il provvedimento proroga le agevolazioni esistenti per gli interventi di riqualificazione energetica dei privati e dei condomini. Si tratta del cosiddetto ecobonus per il risparmio energetico. Chi farà lavori di questo tipo potrà avvalersi di uno sgravio fiscale di quanto speso, finora era del 55%, ripartito in 10 quote annuali. I privati hanno tempo fino a giugno 2014, i condomini fino a dicembre del 2013. Ma queste non sono le uniche novità. Chi vuole mettere mano alla propria abitazione avrà ancora 6 mesi di tempo. L'agevolazione fiscale del 50% per le ristrutturazioni infatti è stata confermata fino a fine anno e comprende adesso anche le opere di adeguamento alle norme antisismiche. Ci sarà anche un'agevolazione per gli arredi fissi, ad esempio cucine, armadi a muro, bagni, per un massimo di 10.000 euro. Si deve trattare di mobili compresi nella muratura e non ad esempio di letti, tavoli o comodini. L'effetto delle proroghe e dell'aumento della percentuale della detrazione, dice il governo, possono dare un forte impulso all'economia, in particolare al comparto dell'edilizia. In arrivo il cosiddetto bustone INPS, destinatari, pensionati e titolari di prestazioni collegate al reddito. Vediamo cosa contiene nel servizio di Giuseppe Caporaso. L'INPS bussa alle porte dei pensionati, infatti è in corso di invio il cosiddetto bustone per le richieste di dichiarazione reddituale per i titolari di trattamenti pensionistici legati al reddito e modelli relativi ai titolari di prestazioni assistenziali. A differenza di come avveniva in passato, ora in una sola busta e soprattutto in un unico invio sono contenuti tutti i documenti informativi e certificativi richiesti dall'Istituto Previdenziale Pensionati. Ed allora vediamo i principali. Il modello RED riguarda i pensionati INPS ed ex EMPALS. La lettera che arriverà in queste settimane spiega i soggetti tenuti a effettuare la dichiarazione e le modalità di restituzione del documento. Il pensionato che ha reso la dichiarazione dei redditi attraverso il modello 730 e il modello unico può non presentare il RED. Le informazioni infatti in questi casi verranno direttamente spedite dall'Agenzia delle Entrate e all'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale. In caso contrario il modello RED va compilato e presentato entro il 31 luglio. Altro modello che si troverà nella busta è il 530. Riguarderà in pratica soprattutto i pensionati di invalidità dopo il 31 dicembre del 94 con un importo della pensione superiore al minimo alla data dello scorso gennaio 2013 e che hanno un'anzianità contributiva inferiore a 40 anni. Il modello ha una finalità: dichiarare i redditi consuntivi del 2012 e quelli presuntivi del 2013. Va restituito entro il 30 settembre prossimo. Infine tutti i pensionati con un assegno di invalidità civile devono dichiarare la permanenza o meno dei requisiti di ricovero gratuito, importante per definire l'entità dell'assegno sociale da erogare, e l'assenza di attività lavorative. Termine ultimo in questo caso per la presentazione dei dati all'Istituto di Previdenza Sociale è quello del 30 giugno. E con la cronaca andiamo in provincia di Sondrio. È stato arrestato il primo cittadino di Dubino, Stefano Barri, 44 anni, con l'accusa di concussione. Organizzata la trappola, la polizia ha sorpreso Barri in flagranza di reato, mentre ritirava una bustarella con poche migliaia di euro che il sindaco avrebbe preteso da un imprenditore della cittadina valtellinese per una rivalutazione di un terreno. La vittima aveva finto di accettare la richiesta di pagamento in cambio del favore, ma aveva invece avvertito le forze dell'ordine. L'Unità Alsi festeggia quest'anno i 110 anni. Ogni anno accompagna in pellegrinaggio a Lourdes oltre 60.000 persone, tante altre migliaia nei santuari di Fatima e Loreto e anche in Terra Santa. Sentiamo Paolo Fucini. Il primo leggendario treno per Lourdes andava addirittura a vapore. Oggi Trenitalia dispone di 200 carrozze allestite per tutte le necessità di malati e disabili. L'Unità Alsi nel frattempo ha portato fino alla grotta di Massabiel migliaia di treni. Circa 60 o 70 mila persone l'anno sono gli ultimi dati. E pensare che il fondatore, il giovane Giovanni Battista Tomassi, arrabbiato col mondo intero per la sua disabilità, era andato là la prima volta con l'intento di suicidarsi. Era il 1903. L'Unità si compie dunque in questo 2013 110 anni di vita. Papa Francesco per l'occasione dedicherà agli unitalsiani di tutta Italia un'udienza il 9 novembre, ma già il giorno della sua prima messa a San Pietro li ha potuti osservare in azione. Lourdes non solo, anche Fatima, Loreto, la Terra Santa sono meta oggi di pellegrinaggi unitalsi e tra tutti i mezzi di trasporto l'ideale rimane sempre il treno. I suoi tempi lunghi hanno spiegato
spiegato oggi a Roma alla stampa, favoriscono quel raccoglimento e quell'umanità di rapporti che hanno il potere di riavvicinare alla fede tutti i malati, nel corpo o nello spirito. Molto spesso noi siamo una delle prime frontiere ecclesiali che una società fortemente laicizzata incontra. Perché? E perché magari il nipote è stato costretto dalla nonna ad accompagnarla a Lourdes. È la stessa esperienza di una giovane scrittrice. Il suo ultimo libro è un appassionato grazie a chi la portò la prima volta a Lourdes. Lei sia sempre la stessa. La cosa fondamentale è vivere in armonia con Dio. E se trovi la pace, lo puoi fare benissimo da una barella, da un letto, da una sedia a rotelle. Era il nostro ultimo servizio, la linea li vediamo già dietro, Massimiliano, ad Arianna e Antonio.